Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sono un paio di settimane, anzi, sono 2 settimane che stiamo parlando del senso della vita, di che cosa significa per noi credere, che cosa dovremmo fare come credenti. Abbiamo visto la prima, 2 settimane fa, che dobbiamo rallentare, dobbiamo concentrarci su quello che vediamo nel mondo perché non ci passi sopra senza che abbiamo avuto una riflessione dal punto di vista dei credenti, che dobbiamo vedere il mondo con gli occhi con cui li vede Dio, e quello deve portarci a pregare per le situazioni che vediamo nel momento che abbiamo rallentato. E questo deve portarci a voler cambiare il mondo. Perché dovremmo cambiare il mondo? Mi dai la prossima. Questo penso che lo conosciamo abbastanza bene, no? È quello che si chiama grande mandato. Quello che si chiama grande mandato. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. L'abbiamo cantato poco fa, dove terra non c'è, fino all'estremità della terra. Questo è quello che ci chiede il Signore, di testimoniare, di cambiare il mondo. Abbiamo detto la settimana scorsa che in meno di 30 persone hanno cambiato, meno di 30 persone hanno cambiato radicalmente la storia del mondo. Gesù ci dice che abbiamo bisogno di, ma voi riceverete potenza. Per cambiare il mondo è ovvio che abbiamo necessità di potenza, perché come esseri umani noi non ce la facciamo a cambiare il mondo, noi non ce la facciamo a cambiare nemmeno la nostra vita da soli, figuriamoci a cambiare il mondo. Allora, abbiamo visto 2 settimane fa che una delle fonti che il Signore ci dà per la potenza è la preghiera. La preghiera è la base di tutto questo. Se vuoi potenza nella tua vita, allora devi pregare. Ricordate il motto che abbiamo più volte detto? Tanta preghiera, tanta potenza, poca preghiera, poca potenza, niente preghiera, niente potenza. È in funzione di quanto preghi la potenza che arriva nella tua vita. Per seconda cosa, la potenza la riceveremo, lo dice proprio Gesù, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. La potenza che ci serve è nello Spirito Santo, per cambiare la nostra, che ci fa cambiare la nostra vita. Ma quando riceviamo lo Spirito Santo dobbiamo decidere deliberatamente di affidare la nostra vita allo Spirito Santo e di cambiare in funzione di quello che ci chiede lo Spirito. Se lo Spirito ci chiede di fare delle cose, dobbiamo essere pronti a farle e senza pensare che quello che decidiamo noi è meglio. Ma c'è una terza fonte di potenza. La potenza che sta in quella cosa che è definita una spada, che è definita una luce, che è definita acqua viva. Di che cosa sto parlando? Di questo libro. Qua dentro c'è la potenza. Qua dentro c'è la potenza di Dio, qua dentro c'è tutto quello che ci serve per lottare ad avere potenza. Allora, mentre ci sono alcune cose che tu puoi stabilire, che non puoi stabilire quanta potenza ricevere, per esempio lo Spirito Santo non puoi stabilire quanto Spirito Santo riceve. Lo Spirito Santo che cos'è? È una persona, è Gesù. E tu non puoi stabilire, giustamente diceva Gianni ieri, non puoi stabilire di ricevere una gamba, un occhio o un braccio di Gesù. Gesù lo ricevi o non lo ricevi? Lo Spirito Santo lo ricevi tutto quanto assieme. Lo Spirito se c'è, c'è. Se non c'è, non c'è. Per la preghiera e per la parola invece c'è la potenza che ricevi in funzione di quanto tu decidi di ricevere. La parola sei tu a decidere. A decidere quanto e quanta potenza vuoi avere. Mi dai la prossima, già stessa. Allora, scrive la prossima. Quella, fermo. Prima del Salonicesi 2:3, questo è Paolo che parla. Paolo scrive questo: per questa ragione
noi, anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, sto parlando di questa cosa qua, all'epoca non c'era, all'epoca non era scritta, c'era i vecchi libri dell'Antico Testamento, il Pentateuco, i Salmi, Proverbi, non c'era ancora il Nuovo Testamento perché lo stavano scrivendo, ma stava parlando di questa parola, perché in quel momento la parola era una parola non scritta ma detta di persona in persona, ma valeva la stessa maniera che fosse in un libro, era quella di cui stava parlando. Per cui Paolo sta parlando della parola della Bibbia, da noi la parola della predicazione, voi la gestaste non come parola di uomini ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Per favore, mi leggete ad alta voce questa, l'ultima frase? La quale opera efficacemente in voi che credete. Ci credete? Paolo dice una cosa molto chiara qua, attenzione. Se tu credi in Dio, allora la parola di Dio lavora in te, che tu lo voglia o no. Tu credi, nel momento che leggi la parola, che la mediti, che la studi, che la fai parte tua, la parola lavora in te. A te sembra che stai soltanto leggendo, ma in quel momento la parola ti sta modificando, sta modificando il tuo essere. Non è possibile altrimenti. Se tu credi in Gesù, la parola modificherà come sei e arriverà la potenza. Dio ti darà la potenza, la parola ti darà potenza nella tua vita, quella potenza che ti serve per vivere come credente e quella potenza che ti serve per cambiare il mondo, perché è questo quello che vogliamo fare noi. Noi vogliamo cambiare il mondo perché Gesù ce l'ha dato per mandato. Allora, fede, e Paolo cosa dice qua? La parola, voi l'accettaste come parola, voi l'accettaste quale opera efficacemente in voi che credete. Voi che credete che significa? Significa avere fede. Ora, uno dei versetti più importanti riguardo la fede, prossima, no, ok, quello, sta scritto in Matteo 9,29. Pezzetto piccolissimo, vi si è fatto secondo la vostra fede. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parole. È tutto quanto lì. Questa è la spiegazione di quello che riceverai, della potenza che riceverai nella tua vita. Chi è che si ricorda quando, a chi lo sta dicendo? Questo è Gesù che parla, ma chi lo dice? Hai? Per discepoli suo pregato. Ai discepoli? No, non erano discepoli. Forse erano pure discepoli? Erano? Ve lo ricordate? Erano due persone cieche. Erano due persone cieche. Ai due ciechi che stavano pregando, Gesù ti prego, facci avere di nuovo la vista. E a un certo punto Gesù li prende e gli dice, ma voi ci credete che io lo sappia fare? E gli rispondono sì. Allora gli dice, bene, vi sia fatto secondo la vostra fede. La parola ha modificato l'essere cieco. La parola, in questo momento Gesù stava parlando, quello che dice Gesù è qui dentro, e le stesse parole che stava dicendo sono qua dentro. Le parole che hanno modificato la vita di quei due cieli stanno qua dentro e sono capaci di modificare ancora la vita. Se loro avessero risposto, beh, veramente sì, ci crediamo in parte, può darsi che ce lo sai fare, poi sai, oh, noi ci proviamo a chiedere, la loro vita sarebbe rimasta esattamente uguale. Loro hanno detto, sì, noi crediamo che tu sei capace di fare quello che prometti. E immediatamente sono ritornati a vedere. Se tu accetti la parola, dice Paolo, allora la parola modifica la tua vita. E Gesù dice che se tu hai fede nella parola, la tua vita sarà modificata
giudicata in base alla quantità della tua fede. Non so se mi spiego meglio quel concetto. Sei tu a decidere quanto Dio benedirà la tua vita, quanto Dio dirigerà i tuoi passi, quanto Dio ti darà forza, quanto Dio ti userà per la sua gloria. Sei tu che lo decidi. Secondo la tua fede ti sarà fatto, se hai una fede piccola ti sarà fatto in piccolo, se hai una fede grande ti sarà fatto in grande. I due ciechi avevano una fede grande, è stata fatta una cosa in grande. E attenzione però, perché è vero che la fede, la parola lavora in coloro che hanno fede, ma d'altro canto la parola non lavora in coloro che hanno fede. Cioè questo libro non ha alcun significato, alcun effetto nella vita di persone che non hanno fede. Mi dai il Justice la prossima? Questo è Ebrei, capitolo 4, versetto 2. Lo scrittore di Ebrei scrive così: a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede a quelli, da quelli che l'avevano ascoltata. L'altra versione, ho messo anche una versione della parola di vita: a loro però non giovò perché dopo averla udita non vi prestarono fede. Semplicemente, che cosa è successo? Dice Ebrei nella nuova riveduta, non era stata assimilata, non era stata assimilata. Allora, capisci il concetto? La parola che cambia la tua vita deve essere assimilata, che cosa deve essere assorbita, deve penetrare in ogni parte della tua vita, della tua esistenza, per arrivare in ogni angolo di te. Ci sono alcuni farmaci che vanno presi assieme ad altri farmaci, perché altrimenti non arriva. È normale il discorso delle, se avete presente le iniezioni, quelle che hanno due liquidi, no? C'è un liquido che è il medicamento e un altro liquido che è il diastasante, che è un prodotto che rende assimilabile la medicina. Queste cose si mischiano, a quel punto soltanto riuscirai ad avere il beneficio. Per cui la parola, il beneficio della parola arriva soltanto se tu hai fede. Tutto dipende da te. La mia fede libera la potenza della parola di Dio nella mia vita. Se vuoi che la parola di Dio, che la Bibbia abbia, sia al lavoro in te, che cambi, che ti modifichi, devi combinarla assieme alla fede. Allora, come fai ad assimilare quello che c'è qua dentro attraverso la fede? Cioè, attraverso la fede devi fare quattro semplici cose che sono anche in coppie. Oggi vediamo soltanto due. Non mi voglio uccidere. Attenzione, ho detto che sono semplici, nel senso che sono semplici, ma non ho mica detto che sono facili. Sono semplici, sono abbastanza logiche, ma non sono per niente facili. Ci sono cose che devi decidere, punti di vista che devi cambiare, ci sono impegni che devi prendere per poter avere questa potenza. La prima è questa: scegli di leggere la Bibbia. Sembra una cosa, cioè, la palissiana, no? Una cosa ovvia, scontata. Credetemi che lo è molto di meno di quello che si possa credere. Allora, è stata fatta una statistica, non so quanto sia accurata, ma si dice che 8 famiglie su 10 in Italia hanno una Bibbia in casa. Io ci credo poco, però è l'Istat che l'ha fatto, dice che 8 famiglie su 10 hanno una Bibbia in casa. Il problema qual è? Che solo 3 su 10 dicono di averla letta. È una percentuale abbastanza bassa, per cui in pratica c'è il 30% di persone che leggono la Bibbia. Oh, diciamo una cosa, che di questi che l'hanno letta quanto? Una volta, magari una pagina. Se andiamo a vedere quelli che leggono la Bibbia regolarmente, allora scegliamo almeno di uno
1 su 10, meno di 1 su 10 della popolazione italiana legge tutti i giorni la parola di Dio. Immagina di andare dal dottore, no? Perché stai male, no? Se tu vai dal dottore stai male. E il dottore prende, ti visita dicendo, ok, guarda, perfetto, mi prendi queste capsule, questa è la ricetta, vai in farmacia e compri le capsule. Tu prendi, vai in farmacia, compri le capsule, arrivi a casa, apri l'armadietto del bagno, normalmente sono in bagno, noi sono in cucina, insieme con lo zucchero e i biscotti ci sono le medicine. E lo prendi, prendi il boccetto con le capsule e le metti lì e non le prendi. Dopo una settimana torni dal medico e dici, dottore, io sto ancora male. Dice, ma davvero, ma le hai comprate le capsule che ti ho detto? Sì. Ma com'è che non hanno fatto la tua scusa? Quante ne prendi al giorno? Nessuna. Ok? Molti credenti fanno esattamente così. Comprano la medicina che potrebbe salvargli la vita, che potrebbe trasformargli la vita, che potrebbe dargli potenza, lo prendono, lo mettono sullo scaffale e lì rimane per tutta la vita. Il Salmo 119 dice così. Salmo 119, versetti 11 e 16. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E il 16, mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Il salmista dice una cosa ben precisa: ho preso la decisione, la tua parola vale per me. Io la nasconderò, ho intenzione di nasconderla, di metterla dentro la parte più importante che è il mio cuore. E vi ricordo sempre che per gli ebrei il cuore era il centro non dei sentimenti, ma dell'intelligenza, perché i sentimenti stavano nella pancia, nel cervello c'era pure di patate, non c'era niente. Per cui io ho deciso di metterla nella mia intelligenza, io voglio metterla lì dentro, voglio conservarla, prenderò la medicina, la prenderò in maniera regolare alla posologia che mi ha detto il dottore, non dimenticherò mai di portarla con me. Chi mi conosce bene sa che io non viaggio mai senza una pomata particolare per un problema che non descrivo. Chi mi conosce sa quale problema è, perché so che quella pomata non la posso trovare, e se dovessi avere quel problema all'estero sarebbero problemi. Io non dimentico mai quella pomata. Una volta l'ho dimenticata, è stata una delle peggiori vacanze che abbia fatto. Perché non avevo accesso alla cosa che mi faceva stare bene. Alla stessa maniera, questa è la medicina che ti fa stare bene. Nella prima predicazione abbiamo detto che dovevamo rallentare, no? Dovevamo rallentare, cosa significa? Leggere la Bibbia è una delle maniere migliori per rallentare la propria vita, per vedere le cose come le vede Dio, per dare... perché stai dando importanza alla cosa più importante che hai, che è il rapporto che tu hai con Dio. Oh, questa è la parola di Dio. Quando tu leggi questo qua, Dio ti sta parlando, sì, ti parla anche in preghiera, ma qua dentro c'è la parola di Dio, tu stai parlando con Dio. E c'è da dire una cosa, quando vai a pranzo, tranne quando vai a pranzo a casa di mia mamma, che ci sono cinque portate come oggi, no? Normalmente non è che fai primo, secondo, contorno, caffè, ammazza caffè, secondo dolce, eccetera. Fai un pasto normale, per cui non sempre quando ti siedi a tavola mangi tutte queste parti. E alla stessa maniera, non sempre quando ti siedi a leggere la stessa quantità di Bibbia. Qualche volta leggere la Bibbia per un'ora, due ore. Per altre volte invece la leggerai di meno. Ma la cosa più importante è rallentare. A chi piace la cioccolata? Sulle mani, voglio vedere, confessate. È buono, è un prodotto ottimo, soprattutto quella pura, a me piace, quella 99% di cacao, in pratica è amara.
Quando voi che vi piace la cioccolata, cosa fate quando mangiate la cioccolata? Prendete e deglutite subito? No. A chi piace la cioccolata sa che la cioccolata deve sciogliersi piano piano, perché in quella maniera, sciogliendosi col calore, libera soprattutto il cacao puro, libera dei profumi che salgono nel naso e ti riempie la bocca, l'olfatto, di questo sapore che dura, se è buono il cioccolato dura un'ora. Guai a mangiare qualsiasi cosa, a lavarsi i denti, per carità, hai mangiato un pezzo di cioccolato. Alla stessa maniera, quello che devi fare quando leggi la Bibbia, non la devi buttare giù come una pillola, ma la devi assaporare come un pezzo di cioccolato. Non la devi inghiottire, assaporala, medita la parola, riflettici sopra, fermaci, non c'è bisogno di sbrigarci. Se hai un'ora, fallo per un'ora, se hai mezz'ora per mezz'ora, se hai 10 minuti per 10 minuti, se hai un minuto anche per un minuto, ma non la buttare giù senza averla gustata, averla riflettuta. Prendi tempo, devi masticarla, meditarla, memorizzarla. Sapete, una volta c'è stata una persona che mi ha detto: Marco, io non c'ho tempo di leggere la Bibbia. Perché? Perché tu sei troppo bravo. Come vedi, come spieghi le cose tu? Io non posso leggere la Bibbia perché non la capisco. Allora, sai che c'è? Io vengo in chiesa, sento le tue predicazioni, poi risento quelle vecchie e mi basta. Allora, vorrei fare un piccolo esperimento con voi. Qua dentro ci sono delle noci, delle mandorle. Ve le girate, ne prendete una per uno. Le mandorle sono un frutto meraviglioso, un insieme meraviglioso, perché sono ricche di oli, di essenze che sono buone per la nostra salute. Sono nutrienti, sono energetiche, sono facilmente digeribili, fanno bene. Prendetene una, ma poi magari ne prendete una. Ok? Fino a che ce l'avete tutti quanti, prendete una e immaginatevi che questa sia il nutrimento stupendo che è nella parola di Dio. Ok? Avete tutti la vostra mandorla? Ok? Non la mangiate, aspettate, Fermi, vai. Allora. Non la mangiate, l'ha mangiata subito. Io la sto mangiando. Prendetene un'altra. Allora, fermi tutti. Adesso la potete mangiare, se volete. Ok. Guai a voi se mangiate qualsiasi altra cosa fino a domenica prossima. Il concetto è questo. Avete mangiato oggi la parola di Dio e state una settimana prima di mangiare di nuovo la parola di Dio? No. Devi nutrirti tutti quanti i giorni devi avere un nutrimento della parola di Dio. Non puoi fare a meno di non leggere. Avere una Bibbia sullo scaffale è come avere una Ferrari in garage, no? Prima o poi ci sarà qualcuno che dice: wow, che bella, meravigliosa, quanto fa? Boh, non lo so, non l'ho mai guidata. Ma è maneggevole? Ti ho detto che non l'ho mai guidata. Ma è tanto che ce l'hai, è una vita, ce l'aveva mio papà e prima ce l'aveva mio nonno, è stata sempre lì. E senti, ma quanti chilometri ha fatto? Zero. Però sai che c'è? I sedili di pelle profumano ancora perfettamente come profumavano 50 anni fa. È così? Come puoi aspettare che la parola di Dio, che la Ferrari della parola di Dio abbia effetto nella tua vita se la tieni chiusa in un garage, se non la prendi regolarmente come medicina? Gesù ha promesso che quella medicina è efficace. Giovanni 8, versetto 31 e 32: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Attenzione a quello che dice Gesù. Qui ci sono quattro effetti
della parola di Dio. Ok? Allora dice che se perseveriamo nella parola, prima cosa, cioè tre effetti, saremo dei discepoli, conosceremo la verità e saremo piccoli. Ti sei mai sentito inadeguato? Ti sei mai sentito inadeguata come discepolo? Ti sei mai sentito dire con tutto quello che faccio nella mia vita, tutti gli sbagli, tutti i peccati, io proprio mi sa che non sono nemmeno un discepolo, perché un discepolo non fa questo. Gesù che cosa dice? Che ecco la medicina. Se ti senti inadeguato, se ti senti inadeguata, allora persevera nella parola e allora sarai veramente un discepolo. Altra cosa, ti sono mai venuti dubbi su che cosa fare? Quali siano le priorità nella tua vita? Quali valori tu debba inseguire e quali valori debba lasciare da una parte? Quali siano le priorità? Se devo fare prima questo o quell'altro? Eccola dunque la terapia, eccola. Persevera nella parola e conoscerai la verità. E la verità è quella vera. Ti sei mai sentito, ti sei mai sentita oppresso o oppressa da quello che sono le situazioni del mondo? Ti sei mai sentito in una gabbia di dire io qua da questa situazione non riesco a uscire, chissà quello che mi prospetta il futuro? Eccola la fisioterapia: persevera nella parola e sarai libero, e sarai libera. Tutte queste cose accadranno se perseveri nella parola. La seconda azione che devi fare è questa: scegli di credere nella Bibbia. La fede è una scelta. La fede è una scelta. Credere è una scelta. Tu decidi di credere che la parola di Dio sia vera. Il Salmo 119 dice questo. Salmo 119, versetto 30. Io ho scelto la via della fedeltà. Ho posto i miei decreti i tuoi decreti davanti a me. Ora, credere è certamente un atto della volontà, è di sicuro una scelta che fai. Io ho scelto, dice il salmista, l'ho scelto. Ma questa scelta viene soprattutto dal cuore, basato sulla relazione che tu hai con la persona che è Dio. Faccio un esempio che vale per me perché sono sposato e che probabilmente vale per tutte le altre persone che sono sposate. Quando mia moglie mi ha sposato in Inghilterra, ha promesso che sarebbe vissuta con me per il resto della sua vita, il resto della vita intera, tutta quanta la vita, sia che fossimo diventati poveri, sia che io mi fossi ammalato, sia che avessimo litigato o meno, sia che fosse successo qualsiasi altra cosa, nonostante il mio pessimo carattere, ha promesso. Io non le ho creduto. Meno male che mi ascolta. Fa finta di aspettare, non è che non le ho creduto. Non le ho creduto con la parte razionale di me. Non le ho creduto con la parte dell'intelletto di me. Non ho calcolato che era ovvio che lei decidesse di stare con me, perché tutte le cose belle che ero io, che facevo io, la mia intelligenza, la mia bellezza, la mia calma, la mia compassatezza, il mio non arrabbiarmi mai, tutte queste cose meravigliose che ero io, facevano pendere l'ago della bilancia sul positivo. Non ero così, non stava scegliendo Marco perché ero questo. Sceglieva Marco perché? Semplicemente perché mi amava. Semplicemente perché mi ama. Va bene? È ancora vera la promessa. Allo stesso modo la Bibbia rende chiaro che la fede è relazionale. È relazionale. La fede dipende dall'intimità che hai con Dio. Tu scegli di credere nella Bibbia. Se tu hai un rapporto nella parola di Dio, scegli di credere nella parola di Dio. Se tu hai un rapporto intimo con Dio,
e alla prossima. La fede biblica è scegliere di credere che qualcosa sia vero perché credi che chi lo dice è veritiero. La fede biblica è scegliere, perché io scelgo di credere che qualcosa sia vero, e quel qualcosa sta qui dentro, che quello qui dentro è vero, perché chi lo dice, chi l'ha scritto qui dentro, è veritiero, è degno di essere rispettato, perché io so che dice la verità. Paolo spiega in questa maniera il credere. Seconda Timoteo, capitolo 1, versetto 12. E questa è la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho riposto la mia fede. So infatti in chi ho riposto la mia fede. E sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. La fede biblica è scegliere di credere che la parola di Dio è vera, perché Dio è veritiero. Perché Dio dice la verità. Se credi che Dio sia veritiero, se credi che Dio dica la verità, allora decidi che la parola è vera, che quello che sta scritto qua dentro è la verità. La fede è credere che Dio dice la verità, soprattutto quando tutto quanto il mondo intorno ti dice: ma Marco, ma tu ancora credi a queste cose? Queste barzellette? Queste sono cose di 1000 anni fa. Dai, ci sono, è un libro, sì, bello, interessante, ci sono tante storie carine, insomma, credere che Noè, che Giove è entrato dentro la pancia di un pesce, dai, com'è possibile, non esiste. Credi davvero a quella roba, tu dovresti, però potresti dire: beato, ma io vorrei avere una vita come te, una fede di quelle che non hanno dubbi. Beato te che non aveva dubbi, io invece sono pieno di dubbi. Allora non pensare di essere l'unico, di essere l'unica che si gratta la testa per gran parte della giornata e dice: Dio, io non capisco quello che succede. Dio, io non la capisco. Non, proprio, sì, ho fede, però non capisco quello che mi stai chiedendo, non capisco quello che stai facendo, non capisco perché non stai intervenendo e non capisco perché stai intervenendo. Allora voglio dirti una cosa: io personalmente sono una fabbrica di dubbi, uno al giorno, anche più di uno. Io ero una fabbrica di dubbi prima di credere, ero una fabbrica di dubbi come nel credente, e sono una fabbrica di dubbi come credente stagionata. Come si accoppia questa mia fede con questo essere pieno di dubbi? Non so se vi ricordate che c'era un padre, a un certo punto della vita di Gesù arrivò un padre con un ragazzo sulle braccia. Era un ragazzo che era posseduto da uno spirito, che faceva cadere a terra e qualche volta nel fuoco, insomma, tremendo, una situazione tremenda. E arriva con questo ragazzo in braccio e dice: Gesù, guariscilo se puoi. Gesù risponde così, Marco 9:24: dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Questo è un versetto, scrivetelo sullo specchio del bagno, perché ogni giorno c'è qualche cosa che ti fa stimolare la tua incredulità. Quante volte io mi sono trovato nella stessa situazione, avendo tra le braccia qualcosa che amo, che può essere una persona, un'attività, un progetto, qualche cosa a cui tengo profondamente e che vedo soffrire, qualche cosa per cui non vedo un futuro, qualche cosa che vedo andarsene, e lo porto da Gesù e gli dico: guarisci, risana, aggiusta, intervieni se vuoi. Se non avessi mai avuto dubbi, non mi servirebbe la fede.
La fede serve proprio perché? Perché io sono una fabbrica di dubbi e tu anche. E tu anche. La fede è una scelta. Qualche volta razionale, ci sono persone che sono arrivate alla fede razionalmente. Blaise Pascal, che è un famoso filosofo e scrittore, è arrivato alla fede per raziocinio, perché facendo tutti i calcoli matematici alla fine ha detto: ah, non è possibile che non ci sia Dio, allora io credo. E a quel punto è arrivato lo Spirito Santo. C'è una bellissima parte dove lui parla proprio del fuoco che arriva dello Spirito Santo. Qualche volta arriva razionalmente, ma altre volte arriva di pancia, delle emozioni irrazionali. Stai scegliendo di credere che quello che Dio dice è vero, non perché hai calcolato che tu sei amabile, che tu sei perfetto, che lui non può fare a meno di non amarti, perché sei così perfetto che... E chi non amerebbe te? Dai, è impossibile, io sono perfetto. Non è per quello che ti ama Dio. Dio ti ama perché sei perfetto. E ha avuto amore dandoti Cristo proprio perché tu eri imperfetto, perché tu sei imperfetto e perché tu rimani imperfetto. È Cristo che copre le tue imperfezioni. Perché Lui è affidabile anche quando hai dei dubbi. La fede dice: io non capisco, ma sto scegliendo di credere. Dio, non mi piace come vanno le cose, ma io so che tu sei veritiero. La fede biblica non è posta su cosa, su quello che accade intorno, ma sul chi. Il chi è Dio. Il chi è Cristo, colui che ti parla, è posta su chi è venuto a sostituirsi a te sulla croce per coprire la tua imperfezione. Non sei perfetto, non sei perfetta, non sei amabile, non eri amabile. La parola lo dice: mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. In conclusione, siamo abbastanza lunghi, 36 minuti. Per avere la potenza che ti occorre nella tua vita, per avere quella potenza che ti serve di cambiare il mondo, per adempiere al grande mandato che Gesù ti ha lasciato, ti serve la preghiera, ti serve lo Spirito Santo, ma non puoi fare a meno della potenza che è nella parola di Dio. Scegli di leggere la Bibbia ogni giorno. Scegli di leggerla, medita, ritaglia un momento, assaporala, tienila in bocca, falla sciogliere, fa così che rimanga nella tua vita spirituale. E scegli di credere nella parola di Dio, non basarti sulla tua logica, lascia la perdere la logica, ma sul rapporto che tu hai col tuo Padre Celeste. Una delle ultime cose che ha detto Gesù ai suoi discepoli è questo: Giovanni 17, 24, 25. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati. Stava parlando di te. Affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Questa è la fede. Credi che Dio è veritiero perché ha promesso un Salvatore. E il Salvatore è veramente venuto. E il Salvatore è veramente venuto a sostituirsi a te, per tenerti sempre assieme a lui. Gesù dice: dove sarò io, saranno loro, se hai creduto in Dio. Signore, non smetteremo mai di ringraziarti di averci dato non un libro, ma il libro, di aver messo la tua parola, il tuo spirito all'interno delle parole che sono scritte in questo libro. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa, prega
assieme a me queste parole. Signore, io voglio questa potenza della parola. Voglio la potenza che sta nella tua parola, nella Bibbia. Io voglio scegliere di leggerla ogni giorno, di concentrarmi su di essa, di assaporarla, di rallentare, di fermarmi, di metterla in bocca e non deglutirla, ma di memorizzarla, di assaporarla perché possa rimanere nella mia vita. E io scelgo di credere che quello che è la tua parola è verità. Lo scelgo perché non mi baso sulla mia logica, ma mi baso sull'amore che tu hai avuto per me, quell'amore che ha mandato Gesù, quell'amore per cui Gesù è morto per me. E Signore, io voglio starti vicino, voglio che il mio rapporto cresca attraverso la lettura della tua parola. Mettila dentro di me, aiutami, e aiutami anche tu, Spirito Santo, ad essere consistente nella lettura della parola di Dio. Tutte queste le cose le prego nel tuo santo nome, Signore.